Immaginate un secondo, un mondo in cui la ricerca online non vi restituisce più una lunga, lunga lista di link blu, ma risposte immediate, precise e contestualizzate esattamente nella vostra ricerca. Uno strumento potentissimo, forse uno dei pochi che potrebbe, mettere in crisi il vero leader della ricerca, Google. E probabilmente sta per arrivare. Si chiama Search GPT di OpenAI, gli stessi di ChatGPT, ed è una tecnologia abbastanza rivoluzionaria che promette di ridefinire completamente il concetto di ricerca online, mettendo probabilmente a dura prova, tutte quelle che sono le società dei giganti di settori. Ne parliamo oggi parlando di Tech Policy. Io sono Matteo Flora e questa è una puntata estiva di Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, prima di partire vi ricordo di iscrivervi, perdere 2 secondi mentre mi ascoltate e iscrivervi al canale. Dobbiamo arrivare a 100.000, grazie mille. Dicevamo, tra le novità che hanno rivoluzionato gli ultimi anni, abbiamo di sicuro ChatGPT, un sito che da niente è arrivato a governare buona parte del traffico internet. Cosa succede se GPT inizia a darci risultati di un motore di ricerca? Un po' quello che sta cercando di fare da un'altra parte Anthropic, ma per adesso non con la stessa, con lo stesso traffico. Succede un bel patatrac, succede che Google inizia davvero, davvero a tremare. Di che cosa parliamo? Parliamo di Search GPT, un prototipo lanciato per ora, si può iscriversi semplicemente alla lista di attesa da OpenAI, i papà di ChatGPT, un modello particolare. Perché particolare? Perché in realtà non dà semplicemente dei risultati di un motore di ricerca, ma fa qualcosa di molto, molto di più. Si mette a contestualizzare il tutto. Quindi, che cos'è SearchGPT? È un motore di ricerca non tradizionale, ma è un sistema che non si basa su algoritmi di indicizzazione e ranking per presentarti una lista di link, ma cerca di trovare una contestualizzazione all'interno di una risposta diretta. Se vogliamo usare un paragone, è come passare da una biblioteca ben organizzata a un tutor che ti dice che cosa leggere all'interno di tutta quella discoteca. La tecnologia si basa sui modelli di linguaggio avanzati di OpenAI, gli stessi di ChatGPT. Questi modelli sono addestrati su una quantità immensa di ovviamente dati testuali, analizzano, interpretano, sintetizzano le informazioni per rispondere in modo articolato e fino a un certo punto di vista coerente. Cioè, quando un utente fa una domanda, SearchGPT non si limita a recuperare le informazioni, ma le confronta, le sintetizza per cercare di creare una risposta, a detta dei suoi creatori, completa e bilanciata. Ovvio che tanti tremano perché il lancio di Search GPT rappresenta una minaccia diretta per due realtà, Google e Bing, che più o meno sommate si giocano non il 100%, ma probabilmente il 95% delle quote di tutte le ricerche. E mentre i motori di ricerca tradizionali richiedono agli utenti di navigare attraverso tutta una serie di risultati, sintetizzare da soli le informazioni, eccetera, qui cambia il tutto. Zia Pina che va a chiedere 3 informazioni si trova delle informazioni estremamente sintetizzate. Questo non solo migliora l'efficienza della ricerca, ma anche radicalmente quella che è un'esperienza dell'utente. Pensate anche solo la zia Pina che di internet non è che sappia tantissimo, in genere si ferma al primo o secondo risultato di Google, non è che si muova chissà quanto più avanti. Qui avrebbe una gran più grande, non si dice vero, una più grande pletora di informazioni. Quello che cambia però veramente è il modello di business basato sugli annunci pubblicitari.
Già perché gli annunci pubblicitari sono ancora la gran parte dei proventi di Google, la gran parte dei proventi di Bing. Lo strapotere di Google è alla fine legato a poco altro, no, non è vero, dai, a tanti altri rivoli, ma il core rimane advertising e ricerca. E se quella parte viene toccata, beh, si tocca davvero il core business di uno dei più grandi giganti al mondo. Ora, da cosa succederà, da cosa dipenderà più che altro il successo o l'insuccesso di Search GPT? Vediamo, mi sono preso due appunti. La prima è l'accuratezza e l'affidabilità, ovviamente. Perché? Perché generare delle risposte sintetiche comporta il rischio di imprecisioni più grandi, perché un conto è darti una serie di risultati e dire vedi quello che ti piace di più, un conto è sintetizzarteli e dartene solo di meno, la possibilità di errare nella pratica è più alta e poi tutta la parte di bias, cioè di pregiudizi e di come verranno selezionate queste informazioni. Garantire l'accuratezza delle informazioni non è mai stato la prima preoccupazione di OpenAI, che anzi ti dice sotto ogni cosa potrebbe essere sbagliata, ma qui l'accuratezza delle informazioni è importante, è fondamentale per guadagnare e mantenere la fiducia degli utenti. Poi la trasparenza, perché le risposte generate devono comunque essere verificabili, garantire una trasparenza delle fonti. E anche garantire che le fonti siano equamente, o almeno in maniera più o meno egualitaria, gestite. E poi ovviamente la scalabilità, che è sempre un problema, come abbiamo visto anche con alcuni down di ChatGPT, gestire un volume così elevato di query non solo facendo delle ricerche, ma in più mettendoci un modello, un LLM, e facendo quindi inferenza, ovvio che richiede un'infrastruttura più complessa e forse più costosa di quella della ricerca pura. Ovvio che non possiamo ignorare come tutti gli altri non staranno a guardare. Probabilmente, intensificheranno i loro sforzi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma per contrastare la minaccia di Search GPT. Google ha investito, nel tempo in progetti simili, mi viene in mente BERT o Mob. Per migliorare la comprensione del linguaggio naturale, ma come con ChatGPT e Gemini, probabilmente sarà il momento adesso di buttarli fuori e di correre ai ripari, e non è una bella, bella posizione. Ovvio, poi le conseguenze sono le solite, cioè la democratizzazione della conoscenza più alta. Perché? Perché è sinceramente più facile usare un sistema tipo LLM che ti risponde che non usare Google e cercare all'interno la risposta corretta alle volte la prima, perché, ma tante volte tra una serie di stronzate che ti arrivano avanti e indietro. Poi il SEO, l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Come ottimizzi per i motori di ricerca un qualcosa che è contestuale quando tu in realtà col motore di ricerca, quasi tutte le volte in cui fai SEO, cerchi di beccare la più grande quantità di persone, non solo quelle estremamente verticali. E poi l'enorme, enorme, sterminata sfida etica, perché gestire privacy dei dati, responsabilità dei dati, bias dei risultati è complesso, davvero. È ancora più complesso quando devi mettere insieme un LLM e anche i motori di ricerca. Di sicuro dai, con ChatGPT, Search GPT rappresenta, se funzionasse, una svolta epocale nella ricerca online. Tecnologie che, po come poche altre, potrebbero ridefinire il modo in cui interagiamo con le informazioni. Ed è interessante, almeno per me, vedere quali saranno le risposte da Google in primis. Che per la prima volta, forse da decenni, si vede nel pericolo di essere davvero scalzato.
Tutto qui, se non vi siete iscritti prima, iscrivetevi adesso. Grazie mille per avermi ascoltato. Queste sono, vi ricordo, le puntate estive e quindi sono pre-registrate qualche giorno o settimana prima di quando voi le vedrete. È possibile che nel frattempo qualcosa cambi. Per il resto, in fondo trovate il gruppo WhatsApp e Telegram. Grazie mille per avermi ascoltato e testate parati.